Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Giusy Ferreri, Tiziano Ferro. Tra questi grandi artisti c'è un filo conduttore, un elemento comune che non è solo quello più eclatante, ovvero l'aver scalato le classifiche italiane ed essersi imposti nel panorama musicale nazionale. Loro, in comune, hanno Roberto Casalino, un ragazzo di 32 anni, modesto, a tratti timido, che però per loro ha scritto i più grandi successi. Sono molto geloso di quello che scrivo perché racconto sempre cose molto personali. Però ad un certo punto ho capito che ci sono delle canzoni che sento più mie, quindi come un vestito in cui ti trovi bene, e altre in cui, nonostante racconti una tua sofferenza, pensi che magari una voce diversa, con un animo diverso, può dare comunque la stessa emozione. Dalla splendida Diamante lei e Luce lui di Annalisa. A Non ti scordar mai di me di Giusy Ferreri. Non ti scordar mai di me, di ogni mia abitudine, in fondo siamo stati insieme, e non è un piccolo particolare. Sono solo alcuni dei titoli grandiosi che Roberto Casalino ha scritto per gli artisti italiani. Roberto ha vissuto ogni singola parola di quelle canzoni che poi ha deciso di affidare alle incantevoli voci degli interpreti. Magari la mia anima, un po' più rock, è stata adatta per il percorso di Emma in questo momento. Chiaramente spero anche di ricollaborare con Alessandra, perché comunque è una ragazza in gamba e ha talento, quindi poi stimo chi mette tanta energia e tanto sacrificio in quello che fa. Devo dire che entrambe lo fanno. E ora, dopo una settimana di vacanza, lavoro nel Salento, Roberto tornerà nella sua città, Roma, per continuare a comporre canzoni che in parte interpreterà lui e in parte affiderà ai grandi artisti, perché le classifiche attendono altri grandi successi.